perché premi? Che devi premere? Non va, perché non legge il codice. Devi darmi la coca. Il prezzo. Coca. Te. Abbiamo cambiato posizione. Cioè, questo alla pesca va bene. Questo te lo bevi te. Cioè, tutti i succhi che io non bevo, tipo questo che non mi piace, questo albicocca così così, l'ananas ancora ancora. E questo che io odio fa schifo. Questi sono i succhi che prende lui. Per quello che gli ho detto che adesso oggi farà la spesa solo lui, a vedere che cosa prende. Sperando che non mettono la musica, perché sennò dovrò fare il coso. A quanto siamo? 34 euro. Così tanto. Solo per delle piante. Che ha preso alla fine quello che a me non piace, l'ha preso tutto. Allora, non c'ho. Cioè, vabbè. Ananas. Giustamente. Comunque, vabbè. Questo è già le bibite. Vediamo se ne prende altri. Allora, dato che c'era troppa gente e avevo la batteria scarica, vi faccio vedere tutta la roba che ho preso del frigo. Veloce, perché è tanto... Allora, questa, mozzarella senza lattosi per la pizza, gorgonzola, ce ne sono quattro, no, tre, più il tonno d'oliva... La certosa che era in promozione, le zucchine a 2,29 euro, il dolce che volevo, il dolce 3,59 euro, questo qua il bombolone, e un altro perché siamo in due, questo 4,07 euro. Poi ho preso i biscotti per il lavoro, che poi alla fine me li mangio per casa perché sono sicura, questo è 1,19 euro, queste qua. Ne ho presi tre di questi, il formaggio spalmabile con panna, la mozzarella, questa qua Santa Lucia, la crescenza di capra, la nuvola di ricotta, poi questo qua. Ho preso, allora, se prendevi due confezioni di Ringo, uno al cacao e uno alla vaniglia, che è questo qua. C'è scritto che puoi vincere, cioè vinci delle 100 bots, spero di vincere. E in più in omaggio questo ti davano non disturbare, maratona di Ringo se ritivo in corso. Questo qua, in omaggio ti davano questo se appunto prendevi due di Ringo. Patate. Banana, poi questi qua che volevo provarli, uno con zucca e castagne e pure di patate, solo per provarle. Poi per la carne, ogni tanto la prendiamo all'S lunga, salsiccia con finocchio 3,75 euro, la pancetta, questa qui. Poi spiedini di pollo che le volevo provare 3,25 euro e una a 3,99 euro, c'era lo scontato.
gli spiedini questi qua misti a 8 euro qualcosa, poi fegato di pollo 3,60 euro che ovviamente lo mangia lui, le uova, 12 uova, salsa di pomodoro, gelati e questa qua la passata, formaggio della Valtellina 3,81 euro che devo fare i pizzoccheri, per cui vedete la ricetta sull'altro canale, melanzane 1,49 euro, altra certosa, altre di pelati, pomodori pelati, mi sembra 4, poi verze, ho preso questo, questi sono due, ne ho presi, poi altre zucchine, zucchine 2,06 euro, altre melanzane 1,22 euro, per provare questi qua tacos di salsiccia lo volevo provare a 3,87 euro, scaloppine bovino 3,89 euro, l'ha presi lui perché ovviamente questa spesa l'ha fatta lui quasi metà, perché non aveva voglia più di fare la spesa, allora giustamente l'altra metà ho dovuto farla io. Fettine sottile 3,34 euro, altri 3,03 euro, altre scaloppine 3,91 euro, il tacchino a 2,24 euro, ho preso 1 e 2, ho preso 2, io volevo 2 di tacchino, queste belle cosce grosse, e questo qua il pistacchio che l'altra volta l'ho mangiato era buono, filetto 5,78 euro, secondo me sì. Poi le fette al latte che le uso per il lavoro, che ovviamente erano scontate 1 euro e qualcosa, io ho preso 3, ne ho presi 3 di questi. Il burro, che ovviamente noi prendiamo solo questo, vale. Altra passata, verdure miste, altre patate per il zucchero, mozzarella, tanto formaggio della Valtellina perché giustamente serve per il pizzoccheri, questo 4,27 euro, 4,95 euro, 4,79 euro, più i mandarini, questi qua che prende sempre lui alle olive, la padella per le castagne perché giustamente doveva prendere la padella per le castagne, altre verze miste, altri due con zucchine perché siamo in due, per cui abbiamo preso 2, altro formaggio 4,89 euro sempre per i pizzoccheri, e per i pizzoccheri abbiamo preso il tris, questo qua per i pizzoccheri 5,58 euro, e l'altro 5,15 euro, per cui se volete vedere la ricetta di pizzoccheri che non l'ho mai fatta, andate, cioè la vedete sul mio canale appena la farò. Pane, questo bocconcino, questi qua sono buoni, e appunto io questo e questo bocconcino morbido, questi pomodori, i pomodori questi qui, e per ovviamente le due cassette che avete visto di tè, la coca e tutte le bottiglie che avete visto prima. Questa è stata la spesa totale, 243,97 euro la spesa totale, per cui questa è stata la spesa totale, che ovviamente manca solo l'olio, che solo che nel carrello non c'era, ci stava più niente, e abbiamo preso un po' di cose per adesso, ma credo che dovremmo ritornarci perché manca l'olio, mancano praticamente un po' di tutto e niente, per cui questa è stata tutta la spesa. Adesso metto a posto prima che si squaglia la roba, e spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao.